Elezioni in Val di Sotto, la sfida della 24enne Valentina Donagrandi allo storico candidato sindaco Alessandro Pedrini infiamma il dibattito. Coraggio e determinazione contraddistinguono la nostra lista Val di Sotto dinamica che ribalta il concetto dell'usuale politica facendola partire dal basso. La politica in Val di Sotto è andata negli ultimi anni a staccarsi totalmente dal dialogo e dal confronto con i cittadini, generando una barriera tra il municipio e la cittadinanza, perdendo di fatto contatto con la realtà. Val di Sotto dinamica è fatta invece da persone che nella vita rischiano in prima persona e subendo finora anche decisioni comunali che hanno ostacolato di fatto un determinato sviluppo su cui erano orientati, vogliono metterci la faccia, vogliono metterci la faccia, essere presenti, essere parte attiva nelle scelte prima che il sistema attuale imploda. La politica e le scelte comunali, secondo noi, devono essere rispondenti in modi, in tempi, alle esigenze dei cittadini, garantendo strumenti e modo per poter operare, per poter investire, dando spazio ai giovani e garantendo i servizi essenziali. Obiettivi: portare a termine la variante di PGT, stilare un programma di risorse per il territorio e la conservazione dell'ambiente, adeguato alle condizioni dell'agricoltura, autoproduzione di energia che superi il limite dell'autoconsumo. 44 anni l'età media dei candidati consiglieri, imprenditori nel turismo, edilizia, commercio, agricoltura, sono Liliana Bonetti, Alessandro Schena, Andrea Dei Cas, Attilio Bracchi, Chiara Brandi, Davide Dei Cas, Elvira Ciriello, Gianpietro Corrà, Giuseppe Rodigari, Luca Bonetti. Mi rendevo conto che in realtà tutto quanto non sono riuscita a trasmettere all'amministrazione uscente nei 4 anni in cui ho fatto parte del gruppo, dal quale poi mi sono dissociata perché non condividevo il modus operandi, non condividevo gli obiettivi che in realtà si stavano perdendo nel percorso. Mi rendevo conto che quanto io non ero riuscita a trasmettere al gruppo, in realtà era il mio comune denominatore con le altre persone con cui parlavo. Non possiamo avere sul nostro territorio una politica distante dalla nostra realtà. Lo sviluppo deve correre di pari passo con una cultura di territorio che crei attività e posti di lavoro. Compito di un'amministrazione è porre le basi per garantire servizi essenziali e contrastare l'esodo dei giovani, dando loro possibilità di emergere e restare. Dinamico è una persona attiva, in movimento, caratterizzato da intraprendenza, rapidità e in costante aggiornamento. Il gioco si fa duro. Per quanto una ragazza molto giovane, lei abbia le idee ben chiare, sono contenta di fare parte di questo gruppo perché siamo decisi a voler interagire con le persone tantissimo, a voler essere parte del comune, di questa comunità, delle persone, in modo da poter prendere decisioni insieme, cosa che non mi sembra sia successa tanto nell'ultimo periodo. Speriamo che le persone decidano di buttarsi un pochino verso una novità, che siamo noi, e ci metteremo tutto l'impegno necessario.